Due famiglie di 6 persone, una di 4 più altre 3 persone sole, in fuga dall'Afghanistan, da oggi hanno trovato accoglienza a Perugia. La rete territoriale è attivata da tempo, arrivi ci sono già stati a Spello, Terni, Foligno e Corciano. In totale la regione ospiterà 139 profughi. La sfida, dopo la prima fase emergenziale, è una vera integrazione. Ci sarà l'esigenza di portare avanti anche la questione dell'inserimento scolastico, per i bambini e la ricerca anche del lavoro per gli adulti. Si tratta di afghani che hanno collaborato con l'ambasciata italiana a Kabul e con il nostro contingente militare. Ci sono medici, tecnici, cuochi, interpreti e insegnanti. Ad attenderli qui una casa nuova e nuove prospettive. È una fascia di popolazione laureata e quindi ha un'aspettativa e anche la volontà di poter dare continuità al proprio lavoro e di inserirsi totalmente nel territorio. La prefettura che coordina le operazioni porta avanti anche un lavoro di ricognizione sulle professionalità di quanti arrivano. Il caso, per esempio, di Spello, della famiglia che è arrivata per prima a Spello, il capofamiglia è un agronomo che quindi aveva addirittura un'attività imprenditoriale, quindi puoi immaginare come, no? Una professionalità di questo genere può essere utile, no? Proprio al tessuto economico del territorio dell'Umbria. L'obiettivo è attivare al più presto un dialogo con il mondo del lavoro, imprese e sindacati. È una sfida che io credo l'Umbria può raccogliere.